Occhi verso l'alto, fiato sospeso e poi lo scroscio di applausi al comparire del tricolore italiano sui cieli di Giovinazzo, disegnato magistralmente dalle 10 frecce tricolori dell'Aeronautica Militare. Con il Giovinazzo Air Show organizzato dall'Aeroclub di Bari, dal Comune e dall'Aeronautica, si conclude il weekend di iniziative organizzate in Puglia per commemorare i 100 anni dalla fondazione dell'Aeronautica, testimonianza del forte legame tra l'Arma Azzurra e il territorio pugliese. Richiede tantissimo lavoro, non soltanto da chi la organizza, ovvero l'amministrazione comunale, e tutti gli enti che ci girano intorno, forze armate, forze dell'ordine, protezione civile. Tanto lavoro lo fanno anche le frecce tricolori, ma lo fa tutta l'Aeronautica Militare, perché oggi non avete visto solo le frecce tricolori, avete visto anche l'elicottero del 15° stormo. Sì, è uno spettacolo dalla difficoltà tecnica molto elevata. Ogni manovra è curata veramente nei minimi particolari e i piloti quando atterrano non sono mai soddisfatti di quello che hanno fatto, perché ritrovano sempre un errore in quello che è stato fatto. Un grande lavoro di squadra dove la sintonia è imprescindibile, e questo ha un grandissimo valore simbolico, che è quello della squadra. 10 persone che unite con un obiettivo comune riescono a fare qualcosa che sembra impossibile, incredibile, ed è questo il messaggio che vogliamo lasciare. Ad aprire la manifestazione il sorvolo di un elicottero SH-90 della Marina Militare e la simulazione di un'operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza.